Un calendario fitto di incontri, convegni e spettacoli contraddistingue la partecipazione del Consiglio regionale alla 26esima edizione del Salone del Libro di Torino a Lingotto dal 16 al 20 maggio, inaugurato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali Massimo Brei. Il Consiglio regionale è ospitato nello stand del Padiglione 3, denominato Spazio Piemonte, allestito da Consiglio e Giunta regionale, Provincia e Città di Torino. Siamo ancora convintamente presenti come Consiglio regionale Piemonte qui al Salone del Libro, Salone internazionale, sicuramente sarà ancora un grande successo. In uno stand insieme alle altre istituzioni, questo ha un doppio significato, il gioco di squadra delle istituzioni da un lato e anche il risparmio economico in un momento di crisi economica. Ma il nostro stand è uno stand vivo e vegeto, ringrazio quindi anche tutte le donne e gli uomini che saranno presenti questi 4 giorni con le loro attività, perché vedono la partecipazione di tanti giovani in particolare, quindi dall'attività che facciamo a Palazzo, al sostegno alla storia, all'editoria, ovviamente siamo al Salone del Libro, e anche con qualche chicca ed elemento di novità che vuole rendere lo stand un po' più dinamico, come quello dell'illustrazione della buona cucina come opera d'arte attraverso la storia, nella storia e nel presente. Buon Salone del Libro a tutti! Le donne, il voto e la politica sono al centro della presentazione di 2 testi. 10 donne, storia delle prime elettrici italiane e Torino 1911, il primo congresso pro suffragio femminile a 50 anni dall'unità, a cura della Consulta delle Lettere del Piemonte e del Comitato Resistenza e Costituzione. La storia dei movimenti femminili del Novecento è ripercorsa invece dal catalogo della mostra Con forza e intelligenza e dall'uguaglianza alla differenza a cura della Consulta femminile regionale. I giovani e l'uso consapevole dei social network sono trattati nel libro Facebook, Genitori alla riscossa, vademecum per non smarrire i propri figli online, un'iniziativa del Corecom Piemonte. Ai ragazzi è rivolta anche la lezione Fate il nostro gioco, perdere è matematico, sui rischi del gioco d'azzardo, organizzata dall'Osservatorio regionale sull'usura. Il Cile, paese ospite d'onore del Salone, è protagonista negli scritti d'America Australe, bibliografia di Alberto Maria De Agostini, editi dal Museo della Montagna, sulla figura del missionario esploratore salesiano che viaggiò in Patagonia e nella Terra del Fuoco. Si parla poi di scoperte scientifiche del Settecento con il volume di pregio storico e artistico dell'utilité e l'importance de voyage dans son propre pays, ristampato in copia anastatica dal Consiglio regionale per i tipi dell'artistica editrice. Con il volume Ritorno a Palazzo Lascaris si va alla scoperta della storia dell'arte custodite nell'ex sede del Banco di Sicilia, acquistata di recente dal Consiglio regionale. Per la collana editoriale Itascabili di Palazzo Lascaris sono infine proposte 2 nuove uscite. Il primo, le società sportive storiche del Piemonte, per ricordare le persone che hanno dato lustro alla regione in questo campo. E il secondo, Diventiamo cittadini europei, un reportage dei viaggi all'AIA, a Bruxelles e a Berlino, compiuti dagli studenti vincitori del concorso indetto dalla Consulta regionale europea.